Nome: Vincenzo. Fabio. Soprannome: Lo squalo. Cavaliere dei quattro mori. Età: 31. 25. Luogo di nascita: Messina. San Gavino Monreale. Mestiere: ciclista professionista. Ciclista professionista. Team: Astana Pro Team. Astana. Sardegna o Sicilia? Qual è la più bella? Da siciliano dico che da Sicilia. Da sardo Sardegna. Hobby: il modellismo o a casa con la famiglia. Vacanze. Piatto preferito: Le specialità siciliane. Pizza. Squadra di calcio: Milan. Milan. Due parole per descrivere cosa significa pedalare per te. Pedalare per me è come un senso di libertà, perché la bici ti porta ovunque. Passione, sogni. Quando sei salito per la prima volta su una bici? Non ricordo, ero talmente piccolo che penso 6 anni, una bici da corsa circa 6-7 anni. Per la prima volta avrò avuto 2 anni, ma poi andare più di frequente ne avevo 14. Due ciclisti che ti hanno ispirato? Chiaro, come velocista Mario Cipollini e Marco Pantani. Contador e Valverde. Due avversari che stimi di più? Non lo so, ce ne sono veramente tanti, quindi li stimo tutti. Purito Rodriguez e sempre Alberto. Salita o discesa? Cosa preferisci? La discesa. Salita. Grandi giri o grandi classiche? Tutti e due. Grandi giri. Tour de France o Giro d'Italia? Tutti e due. Entrambi. Vuelta o mondiale? Mondiale. Vuelta. La tua vittoria più bella? Non lo so. Quest'anno al giro a Cervinia. Tre cose belle del tuo mestiere? Penso che la cosa più bella è andare in bici, perché l'ho sempre voluto, è la cosa che lo faccio con più passione, con più piacere. Quello che ti permette di viaggiare e quindi di conoscere un po' tutto il mondo. La terza, magari quello che quando sali in bici tendo a trasformarmi nel senso di corsa come cattiveria. Girare il mondo e conoscere tanta gente e poi crescere. Tre cose brutte? Le cose brutte, sono le cadute, perché ci si fa sempre male quando non riesci a raggiungere un obiettivo e quindi ti rimane il dispiacere. E la terza, quando senti magari parlare di qualche tuo collega, purtroppo ogni tanto capita, che è in caso di doping. La fatica, stare via di casa e lasciare da giovani la famiglia. Qual è la prestazione di Fabio che ti è piaciuta di più? Ho un ricordo di Fabio che al Giro d'Italia, quando ho vinto io, lui stava veramente molto molto male, ha avuto la grinta per la determinazione per poter continuare, non ci ha abbandonato e ha finito il Giro d'Italia sempre in crescendo. Qual è la prestazione di Vincenzo che ti è piaciuta di più? La tappa al Tour di quest'anno che ha vinto. Chi fa più casino in ritiro? Ma penso io. Tra me e lui forse io. Chi ha più successo con le donne? Non lo so. Io sono felicemente fidanzato, lui è sposato, quindi siamo a posto. Da 1 a 10, quanto vi volete bene? Ma non dico 10, però 8 sì. 6, è sufficienza. In percentuale, quanto conta il talento per vincere? Conta tantissimo il talento, ma conta tanto anche la testa. 20%. Quanto l'allenamento? Quanto il talento? L'allenamento un buon 80%. Quanto la bicicletta? Meno di tutte queste. 40%. Vibrazioni, pavé, pioggia, telaio a parte, quanto sono importanti i componenti di una bici? I componenti di una bici sono importanti, sono importantissimi, perché devono essere affidabili come anche una bici, però sicuramente quello che dicevo, l'allenamento, la testa, sono quelli che poi ti fanno anche la differenza. I componenti sono importanti per la fluidità, la leggerezza. Che caratteristiche devono avere per essere a regola d'arte? Devono essere disegnati su misura, quindi che si possono adattare al corridore, estremamente semplici nel loro utilizzo, nella velocità di risposta. Devono essere leggeri e rigidi. Che cosa cerchi in un manubrio? La ergonomicità, quindi la rigidità e la leggerezza. Cerco leggerezza, rigidità e aerodinamica. E proprio per questo l'anno prossimo utilizzerò il manubrio Metron 5D. Cosa in un attacco manubrio? In un attacco manubrio quello che andiamo a cercare tante volte è la giusta rigidità nella risposta
quando ti alzi sui pedali, ma anche la giusta morbidezza quando prendi una buca. In un attacco manubrio cerco, come ho detto prima, proprio la rigidità, perché anche se sono uno scalatore, è molto importante quando spingi sui pedali avere un attacco manubrio rigido. In percentuale, quanto è importante la sicurezza delle componenti? Deve essere molto importante, perché vengono sollecitati da grandi stress, quindi devono essere duraturi nel tempo e devono garantire la resistenza. Ma è importantissima, perché sulla bici passiamo gran tempo delle nostre giornate, quindi è fondamentale. Quanto il design? Beh, anche l'occhio vuole la sua parte, quindi è molto importante il design. Il design fa parte dell'immagine, quindi è altrettanto importante. Quanto la performance? Ci pensiamo noi. È il risultato finale, quindi è importantissimo anche quello. Due aggettivi per descrivere le qualità delle componenti FSA. Sono tanti anni che c'è questa grande collaborazione con FSA e ogni anno c'è sempre stato lo sviluppo del prodotto, quindi l'evoluzione, e questo ha fatto sì di far crescere noi, di ottenere sempre risultati maggiori e far crescere anche un nome come FSA, un'azienda ormai leader da tantissimi anni. Performanti. FSA progetta e realizza i suoi prodotti in stretta collaborazione con voi. Ti piace essere coinvolto nella fase di progettazione? Mi piace tantissimo, perché possiamo dare dei feedback molto importanti per cercare di migliorare sempre di più il prodotto. Sì, molto, mi piace dare dei feedback e magari aiutare, insomma, dare il mio parere per migliorare qualcosa, se si può migliorare, insomma. Che pareri vi chiede FSA? FSA ci dà un prodotto da poter testare, utilizzare, poi ci chiede com'è e noi possiamo dare il giusto feedback, così abbiamo un componente sempre all'avanguardia. Ma è soprattutto i pareri sul come ci troviamo nell'utilizzarli magari 35.000 km all'anno. Quanto il vostro parere può migliorare i prodotti FSA? Penso che il nostro parere può migliorare tantissimo i prodotti FSA, perché siamo corridori che mettiamo a dura prova i materiali e quindi il risultato finale dà sempre un esito positivo. Ah, penso sia abbastanza importante. Poi ci sono degli ingegneri che lavorano per questo, però anche noi cerchiamo di dare il nostro. FSA investe moltissimo in ricerca e sviluppo per garantirvi sempre il massimo assoluto. Quanta sicurezza vi dà tutto questo? Ci dà tantissima sicurezza e affidabilità, perché quando si sale in una bici e sappiamo di dover correre per 21 giorni e non solo, più di 3.000 km in una grande corsa a tappe, siamo a conoscenza che abbiamo dei materiali che sono duraturi nel tempo e ci danno l'affidabilità che noi cerchiamo. Tanto, perché ti dà fiducia e ti fa capire che c'è gente che punta su di te. Obiettivo della stagione? Lo sapremo a Montecatini. Gli obiettivi della stagione sono tanti, sono importanti. Abbiamo delineato il programma, ci sono i grandi giri, ovvero il Giro del Tour, che sono gli appuntamenti più importanti, e poi subito dopo a seguire le Olimpiadi. Vincenzo, cosa auguri a Fabio? Auguro a Fabio di ripetersi come quest'anno alla Vuelta. Fabio, cosa auguri a Vincenzo? Di raggiungere, realizzare i suoi sogni. Giro e Tour, vi vedremo qualche volta insieme? Penso che sì, ci può essere una buona occasione. Questo poi lo vedremo lungo la stagione. Potrebbe essere. We'll be right back.